C'è un momento in cui è più forte di qualunque altra cosa il bisogno di dire, dire all'altro. È adesso che si rivela lo slancio verso la condivisione e nasce la voglia di esprimere, la fame, la sete, il freddo, un sorriso, un gesto, una parola. Intrecciare il mio mondo con il tuo fa scoccare la scintilla della coscienza che ci eleva dalle sole necessità materiali e ci fa anelare all'espressione di qualcosa che ci brucia dentro, impossibile da trattenere: la gioia, l'amore, la paura, la noia, il tormento e la bellezza. Non sapevo che dire. La mia bocca non sapeva nominare. I miei occhi erano ciechi e qualcosa batteva nel mio cuore, febbre o ali perdute, e mi feci da solo, decifrando quella bruciatura, e scrissi la prima riga incerta, vaga, senza corpo, pura sciocchezza, pura saggezza di chi non sa nulla, e vidi all'improvviso il cielo sgranato e aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, ombra ferita crivellata da frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo. Ed io, minimo essere, ebro del grande vuoto costellato, a somiglianza, a immagine del mistero, mi sentii parte pura dell'abisso. Ruotai con le stelle, il mio cuore si sparpagliò nel vento.